Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su She Sees Red, un gioco che su Steam costa 6,70€, quindi poco, abbastanza poco, ed è uno di quei giochi che vengono definiti FMV, praticamente i film con scelte multiple, in pratica dei film interattivi. Vi ricordo, già che ci sono, che The Bunker, che vi avevo portato mesi e mesi fa, è stato tradotto in italiano. Questo è un altro gioco in italiano. Mi viene in mente anche Late Shift, che è un poliziesco più o meno come questo, dove saremo portati a scegliere, a prendere delle decisioni su come agire. E come anche The Bunker e questo, sono tutti giochi, e Late Shift, sono tutti giochi con attori in carne ed ossa. Beh, tra l'altro poi The Bunker aveva anche un attore dell'Hobbit, quindi era una produzione, diciamo, di un livello elevato. Ora, qua dovremmo poter scegliere la lingua e la lingua dell'audio e noi usiamo l'inglese, perché si può scegliere anche il russo. Credo che con il russo combacino meglio i labiali, però che ce frega. Il gioco dura circa una mezz'oretta, ma è rigiocabile, quindi per tutte le scene mi leggevo se un'ora e mezza, due ore, insomma, totali. Quindi questo sarà un video relativamente corto, perché non voglio spoilerarvi tutta la storia, tutto il primo run, la prima run. Quindi vi butto lì l'esca, diciamo, l'amo, su questa tipologia di gioco, ma poi ce lo giochiamo un attimino e lo interrompiamo subito, perché appunto non ha senso e non è giusto per gli sviluppatori che io vi porti un gioco che poi voi potreste voler comprare. cominciamo, sì, dai. Direi di sì, dai, perché no. Noi saremo un investigatore donna. La qualità video è molto alta. Ah, bene. E una matita in un orecchio non è proprio il massimo. Oddio, sono momenti di tensione. Una fascetta. Che l'audio è molto 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 bello. Colonna sonora d'atmosfera. Beh, una fascetta è dura da togliere. We've been tipped off that a man had been killed in your club. Ma mi fai vedere i sottotitoli? Se no, è inutile. Abbiamo saputo che un uomo è stato ucciso in questo club. Ok. Oh, ce l'ha fatta. Occuparsi del corpo e lasciare. No, no, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Questa è stata una prima scelta controversa, perché siamo andati a regolare l'azione dell'omicida. My phone? The tip was correct. Please call the investigators. Chiama gli investigatori, perfetto. Non abbiamo potuto lasciare sistemare il corpo, lo abbiamo lasciato, non so che cosa, se un'etichetta o qualcosa, insomma, aveva in mano un adesivo. Sto cercando anche di capire, avendo fatto un cortometraggio che voi magari tanti di voi hanno visto, come è curato questa cosa, se è una produzione professionale. Are there cameras here? The cameras are in the public area. There's no signal here. Qui c'è un punto cieco. Oh, you are so heavy. Like a mammoth. Oh. You're so fat. Please help her. Aiutatela, no?
I guanti. You need to wear gloves for that. Cioè, giovani. And where do I find gloves? Un calcio nelle balle di tiro. Cioè, è proprio... Ok. Eccolo qua, l'abbiamo trovato. Una scritta in giapponese. Forse aspettiamo i suoi colleghi all'ufficio. Vabbè. Non voglio calpestare le prove e poi saremo noi colpevoli. Non era l'autodifesa. Mr. Suhanov. How are you connected to Thailand? Come l'hai legato a Thailand? Turismo. I need more details. I doubt someone is killing your staff. Non penso che qualcuno possa theft. Ammazzare i vostri. Okay. Non ci sono stato per 5 anni. If what you say is true, se è vero, why would anybody perché leave lasciate this un tale for messaggio? You? Traduzione un po' così, ogni tanto c'è qualche cosa tradotta un po' così, però niente che non si possa sistemare o che non si possa capire. Se il club è mio, devo prendere su personale tutte queste stronzate. No, solo quelli che hanno i cadaveri. You telling me I should call my lawyer? No, not yet. Mi dispiace rimanere abbastanza passivo perché questo, vabbè, non è un video che si presta a un gameplay. Ma voglio senz'altro portare un po' tutti i generi. E questo genere non costa neanche tantissimo. 6 euro adesso è scontato di qualche centesimo, ma 6,70 euro è un ottimo prezzo. Cioè, non ho capito. Esaminiamo la stanza. Cioè, siamo ancora in corsa qua, eh? Intanto disseminiamo le impronte digitali di tutto l'ambiente. Non ho fatto quello che avrei fatto io normalmente perché me ne sarei andato. Giuste cose, non che io sia. Però il fuggire diciamo che mi riesce piuttosto bene. Ah, ho capito. Ne ha fatto fuori un altro e vuole infiltrare anche questo. Ma oh oh. No, cos'è sta inquadratura geniale? Where's the other one? Which one? No, ok, era una bella inquadratura, però un bel cambio che sembrava l'avessero scoperto, invece ne ha infilzato un'altra. Con un termometro da cucina. So, what's going on here? The bastard was wasted, boss. And? He punched the waiter right on the nose. Ha picchiato il cameriere, e poi ha attaccato Alessio con una bottiglia. Okay, e poi beh, l'unica cosa scomoda, cioè scomoda, scusate, bruttina da vedere è qualche errore di battitura, qualche rifuso in pratica a livello di traduzione, ma pazienza, insomma, non è che mi sembra che ha fatto molto molto bene. Ho dovuto nascondere il corpo, ma abbiamo già scoperto anche il secondo. Lei non avrebbe letto il suo messaggio. Comunque c'è anche Tesla Effect come film interattivo da su Steam. Giochi ce ne sono tanti, anche Dragon Slayer dovrebbe essere un FMV, quindi un film interattivo. Abbiamo un disegno, una mappa. Direi che ce ne possiamo anche andare.
Siamo ancora nel club comunque, quindi abbiamo ucciso due persone in due posti diversi, nello stesso pub, nello stesso club, e ce ne stiamo andando, forse. Tra l'altro, visto l'achievement che ho appena sbloccato, vittima casuale, penso che non fosse previsto l'omicidio di quella guardia. Ora, facciamo fuori anche la terza, o no? Sì. Someone was walking towards him. Qualcuno camminava verso di lui. This someone was clearly part of my staff. My guys wouldn't let him go without a fight. Che tensione, che silenzio. Che mi tocca fare per seguire. Cerco di distrarlo. Cioè i boccioni dell'acqua. Ma adesso? Ti muovi velocemente. Hey you, wait. Knife. Cioè, ma molto interessante. Acqua. Hey you. Wait. What's this mess here, huh? Che casino che c'è qui. Pretty classic destruction. Your guest spilled a bottle of water. Cioè, praticamente sono due eventi che succedono uno in seguito all'altro, perché in pratica loro ci stanno inseguendo e noi siamo in avanti. Cioè, non riesco a capire, sarà un mistero se tutto questo sta succedendo a distanza di poco tempo. È probabile perché dicono che è tutto pulito, ma lì c'è acqua, quindi è probabile che sia già successo tutto da un po', o che sta succedendo nello stesso momento, cioè pochi minuti di differenza. Che può essere anche questo, però è un mistero, insomma, non posso andare, non lo so e non voglio neanche continuare a spoilerarvi il tutto. Quindi io direi che a questo punto io la chiudo qui, perché credo che sia un delitto continuare a spoilerarvi la cosa. Vi dico solo che io ho finito Late Shift e devo dire che è un bel gioco, con varie scelte multiple, un gioco un pochino più costoso di questo e un po' più lungo. Questo se arriva un'ora e mezza, due ore, comunque per 6 euro, paragonatelo comunque ad altre cose che vi guardate, ci può stare, può essere una bella esperienza, uno di quei giochi comunque che si acquistano se si vuole premiare comunque anche lo sviluppatore, perché tutta una cosa, è rischioso fare un gioco del genere, ma è un dispendio anche di risorse, perché gli attori, le attrezzature, insomma, e questo più di altri giochi forse va premiato a livello economico, acquistando appunto il gioco. Spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato questo titolo, anche se molto particolare, che non si presta per nulla a un gameplay, ma non vi ho spoilerato più di tanto, potete già prendendolo fare scelte diverse dalle mie e vedere altre conseguenze. Fatemi sapere che cosa ne pensate e lasciatemi un commento qua sotto. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!